siamo insieme ai protagonisti olandesi di questa ottava edizione del Memorial Gian Mario Bertolino qui ai laghi di Avigliana. Il team si chiama AZ Engineering, è from Vlissingen, Olanda, scusatemi la mia pronuncia, ed è composto da Robert Van de Poel, che è qui insieme a me ed è il team manager, di Johan Gilliam, Sebastien Dicker, Eric De Jong, Manuel Catoir e Frank Lehmann. E noi parliamo insieme a Robert Van de Poel. Good morning. Good morning. I present you and the team to the Italian public, mm-hmm. and I say that you are from Holland, okay, and you are the first in this competition here in your category. Mm-hmm, yes. Sì. We are very curious to know. Vorremmo sapere di più riguardo la vostra barca. Our boat is made from carbon fiber. La nostra barca è stata costruita in fibra di carbonio, quindi è molto leggera. Usiamo pannelli solari ad alta efficienza da un'azienda dei Paesi Bassi e la nostra barca è a piena velocità, può percorrere oltre 50 chilometri. 50 chilometri. How much time? Quanto tempo ci è voluto per sviluppare questa barca? Qualche anno, penso. Some years, I suppose. This boat is developed in... Questa barca è stata sviluppata in 2 anni. Abbiamo avuto l'aiuto di un grande cantiere navale che ci ha assistito con alcuni calcoli di costruzione, parte del design e con le nuove tecnologie usate per progettare le barche. Quante persone lavorano nel team? We had 18 people. Siamo 18 persone, un piccolo team di ingegneri, persone che si occupano della comunicazione e altre della logistica e l'organizzazione del team sul campo di gara. Avete partecipato quest'anno al Frisian Solar Challenge qui e anche in qualche altra gara o solo in queste 2 gare dell'anno? Abbiamo gareggiato nel Frisian Solar Challenge e in questa gara italiana. Solo in queste 2 nell'anno? Sì. Ci sono possibilità e pensate di andare ad altri paesi a gareggiare? Ogni anno noi facciamo una gara nei Paesi Bassi e una gara in un paese estero. Quest'anno volevamo andare in Germania o in Francia, ma all'ultimo momento abbiamo preso la decisione di venire in Italia. Volevamo fare un'altra gara. Of course you are welcome in Italy. Ovviamente siete benvenuti sempre in Italia, ma ci sono piani per andare ad altre gare oltremare? Australia, Stati Uniti, Canada. So che ci sono campionati di barche solari in questi paesi. Some races in Brazil also at the moment. Sì, c'è anche una gara in Brasile, ma noi corriamo nei Paesi Bassi, in una delle classi più importanti al mondo. E noi solo vogliamo partecipare in un'altra gara estera, non importa dove. Ho avuto notizie ed immagini del Frisian Solar Challenge e so che è una gara molto impegnativa, non soltanto per le barche, ma anche per il team. Com'è andata?